Il noto scrittore di letteratura contemporanea Gianrico Carofiglio è stato a Pesaro in occasione di incontri capitali nell'anno della capitale italiana della cultura per presentare il suo ultimo libro L'Orizzonte della Notte, che riporta sulla scena letteraria il popolare avvocato Guido Guerrieri. Parliamo dell'Orizzonte della Notte, che è l'ultimo romanzo con Guido Guerrieri protagonista. E dobbiamo aspettarci una chiacchierata su questo libro che si snoda su due piani narrativi, c'è una storia processuale, un processo in cui Guido Guerrieri difende una donna accusata di omicidio e poi c'è la storia personale di Guido Guerrieri che attraverso una crisi devastante ed è costretto ad andare da uno psicanalista. E le conversazioni con le psicanaliste sono una sorta di esplorazione della coscienza di questo personaggio, una specie di viaggio nelle tenebre della perdita, del rimpianto, del senso del tempo che passa, ma anche una scommessa sulla possibilità di andare alla ricerca delle, della felicità anche quando le cose sembrano alquanto oscure. Il senso del titolo è proprio questo. Il settimo romanzo con il protagonista Guido Guerrieri. Eh, li scrivo con parecchi anni fra l'uno e l'altro perché ho bisogno che ci sia appunto una scintilla narrativa e in questo romanzo io volevo proprio raccontare, me ne sono accorto scrivendo, volevo raccontare del confronto che tutti quanti noi, soprattutto in certe età della vita, abbiamo col senso di perdita. Con la malinconia e contemporaneamente però con l'idea appunto che proprio attraversando la malinconia o proprio la tristezza sia possibile scommettere nuovamente sulle possibilità della vita. Un'occasione quella di Caro Figlio per parlare anche dell'importanza della cultura letteraria dalla quale emerge poi anche il suo rapporto con la città di Pesaro. Eh, la letteratura e più in generale il raccontare storie, il raccontare buone storie. Il raccontare personaggi in cui i lettori possano immedesimarsi è, è la spina dorsale della cultura di un paese, ma in generale dell'umanità. L'idea che in un libro, vedendo leggendo, immedesimandoci in storie di fantasia, riusciamo a capire qualcosa della nostra umanità, è un passaggio fondamentale per l'appunto dell'essere umani. Pesaro la conosco molto bene, ci sono venuto tantissime volte, quindi in realtà posso raccontare di un rapporto di lunghissima data, di simpatia. Ci sono venuto addirittura da ragazzino, quando mio padre faceva il professore, eh, venne qui a fare... Il presidente di commissione degli esami di maturità ero molto piccolo, quindi posso raccontare la storia di una conoscenza che dura ormai da parecchi decenni.